Ricordiamoci che l'intento quando noi studiamo Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti. La differenza tra le prime tavole della legge e la seconda tavola della legge, nelle tavole stesse, le prime tavole sono un manufatto di Dio. Sono fatte da Dio. Le seconde tavole Dio ha comandato a Mosè, scolpisci per te. Poi la scrittura delle tavole. La scrittura delle tavole era una scrittura speciale che era incisa in una maniera miracolosa e questo era solo nelle prime tavole della legge. Era incisa in maniera che si vedeva, era inciso da lato, non solo superficialmente, ma e dunque si poteva leggere da tutti e due i lati. Però normalmente quando tu incidi un lato e guardi dall'altro lato, vedi tutto alla rovescia, come un'immagine a specchio. Invece miracolosamente si poteva leggere tutti e due i lati. C'erano altri miracoli nell'incisione, ma solo per dare un accenno. Poi nel livello del popolo ebraico, quando hanno ricevuto le prime tavole, tutto il popolo ebraico erano tzadikim, dei giusti. Invece, nelle seconde tavole della legge, erano dei Baal Teshuvah, della gente che ha fatto ritorno a Dio, ha peccato e ritornato a Dio. Perché quando il paese succede in Egitto, erano pieni di impurità e sporcizia. Sono arrivati al Monte Sinai, erano puliti, perfetti, erano tzadikim. Quando hanno peccato con l'idolatria, poi hanno fatto Teshuvah, allora hanno ricevuto la seconda tavola della legge, ma erano a livello non di tzadik, ma di Baal Teshuvah. E dunque un livello più elevato, sappiamo che il Baal Teshuvah è più elevato dello tzadik. Il livello di Mosè, nelle prime tavole, quando ha ricevuto la Torah, Mosè ha ricevuto in regalo 1000 luci. Quando viene stato peccato con il vitello d'oro, queste 1000 luci sono state prese da lui e non sono tornate con le seconde tavole. Tra parentesi, c'è scritto nella Kabbalah, in Priyatz Chaim, che di sabato danno a Mosè queste 1000 luci. Poi, invece, il vantaggio della seconda tavola della legge, quando Dio ha dato la seconda tavola della legge, la Torah si è raddoppiata. Sarebbe dire che abbiamo ricevuto anche la Lachot, il Midrash, le Agadot, Kiflai Netushia, doppio, come c'è scritto nel Talmud, nel Darim, pagina 22, lato 2. E poi un'altra cosa che è successa con la seconda tavola della legge è che Mosè è sceso giù dalla montagna, la sua faccia illuminava, aveva che sono dei raggi di luce. Il suo raggio in ebraico si dice Keren, e Keren in ebraico può anche essere corna. Da qui lo sbaglio che alcuni artisti, misinterpretando, leggendo male la Torah, hanno disegnato Moshe Rabbeinu con delle corna. Ma questo qui è chiaramente non ho capito l'ebraico, è stato tradotto male. Moshe Rabbeinu aveva dei raggi di luce, la sua faccia splendeva. Shalom a tutti, oggi è il 17 di Tammuz, è un digiuno, il digiuno incomincia qualche ora prima dell'alba fino alle 10 di sera oggi. Questo digiuno è in memoria sono state diverse cose sono accadute in questo digiuno. Numero uno, le tavole della legge sono state rotte quando Mosè scende dalla montagna e vede che gli ebrei hanno commesso idolatria, ha rotto le tavole della legge. Poi è stato interrotto il sacrificio giornaliero Korban HaTamid nel santuario a Gerusalemme quando era assediata
poi è stata bruciata la Torah, poi hanno messo un idolo nel tempio a Gerusalemme. Insomma, è un giorno carico di motivi per essere in lutto. Speriamo che presto arrivi Mashiach e non dobbiamo più digiunare e neanche essere in lutto, perché subito sarà ricostruito il Beit HaMikdash.